Bella raga, eccomi tornato, sono con Dispa. Oggi vi presento il primo tutorial dove vi spiegherò come battere le posizioni in FIFA 13. E parto innanzitutto ringraziando tutti i miei iscritti al canale e tutti coloro che comunque metteranno anche mi piace a questo video perché so che lo farete. E tutti coloro che lasciano un bel commento. Comunque vi ho fatto un'immagine dove vi illustrerò i tre tasti fondamentali per battere punizioni: il cerchio per il tiro, la levetta destra per la direzione e l'L1 per battere punizioni basse. Se anche voi volete provarli, andate, come ben sapete, all'allenamento per fare un po' di pratica. Allora, caricate la stanghetta, allora, per dai 20 ai 25 metri. Io caricherei appena sopra l'1, l'1 e mezzo di stanghetta, sempre col cerchio, e poi analogico destro in su. Vedete, comunque, guardate, qua siamo intorno ai 20 metri, la palla va sempre sotto l'incrocio. Ah, una cosa fondamentale, non fondamentale, però che vi potrebbe interessare. Non cercate sempre, cioè, almeno, se volete fare tipo, siete in modalità carriera. E avete giocatori oppure partite con una squadra non tanto forte, cercate un giocatore della vostra rosa che abbia una precisione sopra i 70. Con quelle le punizioni sono molto semplici, cioè avete una buona possibilità di segnare. E poi vabbè, se avete i vari Ronaldo, Messi, tutta l'altra gente, è ovvio, è più facile, però se ci prendete la mano comunque non è difficile battere le punizioni. Comunque sempre mi raccomando, le due stanghette in basso, caricarle col cerchio e poi la levetta destra in alto. Per battere invece le punizioni basse, che è una cosa molto importante perché se siete dal limite dell'area e volete sorprendere il portiere sul proprio palo oppure sul palo opposto, caricate di 2, 2 e mezzo, 3, ma non superateli mai, e premete L1. Vedete come questa, molto da lontano, cioè 26 metri, battere la terra è un po' quasi irreale, solo Pirlo secondo me ci riuscirebbe in realtà. Poi per il resto comunque come vedete non è molto difficile, continuate sempre a provarci, a provare che tanto appena ci prendete la mano anche in partita verranno quasi sempre. E vedrete che specialmente in modalità online o comunque anche nelle carriere così è una cosa che vi servirà da morire. Comunque adesso vi lascio con questo gran rigore di CR, che è la piazza all'angolino dove il portiere sfiora ma non arriva. Vi ricordo nuovamente i tasti che vi serviranno: L1 per il tiro basso, il tiro, il cerchio per il tiro e la levetta. Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto. E mi raccomando, se raggiungiamo le 100 mi gusta, faccio un nuovo tutorial su come creare gli schemi, ma sempre se vi interessa. Adesso non resta altro che salutarci e mi raccomando, cliccate mi piace e lasciate un bel commento. Ciao ragazzi!